domanda, mi domando, da consigliere, ma voi avete amministrato per 7 anni con Melucci? Lei o tu, ci diamo del tu, è inutile fare formalismi, tu sei stato assessore, hai avuto delle deleghe importantissime, hai girato varie rami assessorili, è ora dire che la città è fallimentare. Io avevo, e ci siamo scontrati tante volte in consiglio, e tu difendevi a spada tratta Melucci, quello stesso Melucci che ora stai, che state distruggendo. C'è un po' di incoerenza, c'è anzi parecchia incoerenza. Allora, caro Luigi, visto che ci diamo del tu, io non rinego nulla di ciò. L'aspetto personale prescinde da quello politico, e chiariamolo sempre. Pure io. Allora, io non rinnego nulla di ciò che ho fatto in questi 6 anni e mezzo, ho ritenuto giusto e meritevole di appoggio tutto il nostro percorso politico, sino a quando qualcosa si è interrotto e quindi il Partito Democratico, che è un partito che è abituato a, non solo a fare critica, ma anche a riconoscere quando ci sono dei limiti e delle cose da emendare, il Partito Democratico ha fatto critica, si è interrogato rispetto al percorso che era stato intrapreso e quando si è reso conto che quello che era il risultato dell'azione amministrativa non corrispondeva più a quelle che sono le linee programmatiche del Partito Democratico, ha preso una decisione. Ma siamo d'accordo? No, siamo d'accordo. Anche un matrimonio, il più bel matrimonio della vita, può durare 20 anni, poi vengono meno delle premesse e purtroppo il giocattolo si rompe. Però da qui a dire, no? Facendo la metafora, io mi sto separando da mia moglie e mia moglie così, così, e buttare veleno. E voi avete amministrato, quando si dice la città è sporchissima e fallimentare, voi avete amministrato, guarda, con lui, non ho amministrato io Massimo Battista, guarda, cioè, questo voglio capire. Vista, in realtà i veleni che tu... le critiche dure, le critiche dure. Allora, se uno vuole critiche crescere, dure. Se uno vuole crescere e se uno vuole rappresentare al meglio il proprio popolo, ha il dovere di fare autocritica e di riconoscere se si è sbagliato. Dopodiché dire anche alla città abbiamo sbagliato. No, io non dico questo. Io dico semplicemente assolutamente. Allora solo lui ha sbagliato, Melucci. No, ti sto dicendo un'altra cosa. Io ti sto dicendo che noi quello che avevamo chiesto era un momento di bocce ferme e di ripartenza sulla base di quella che era non solo la coalizione originaria, ma quelli che sono proprio i principi che... C'è stato un passaggio, dopo che ti è stato tolto l'assessorato, sì, tu lo hai ripreso, anche qui uno dice allora... Che lo faccio per la poltrona? Il Democratico mi aveva chiesto di... perché io non avrei... No, per coerenza bisognava dire basta. Il Partito Democratico mi ha chiesto di credere per l'ennesima volta rispetto a una ricucitura e io non ci ho messo però, 2 secondi... Concludendo la nostra civile chiacchierata... Sì, dico soltanto che bisognerebbe dire ai cittadini: ha fallito Rinaldo Melucci, abbiamo fallito anche noi. Voltiamo pagina. Ti sto dicendo un'altra cosa. Politicamente. Ti sto dicendo che dal mio punto di vista io tutto ciò che ho fatto in questi 6 anni e mezzo non solo non lo rinnego, ma lo rivendico. Parliamo come azione politica. Da un punto di vista di azione politica, perché io fino a che ci ho creduto e ci ho creduto tantissimo e non ti nascondo che so quanto di buono siamo riusciti a realizzare tutti insieme. Se ci fosse stato già è diverso dire così. Se ci fosse stato ancora quel tutti insieme, credo che anche le criticità sarebbero state risolte in maniera intelligente.